Si svolgeranno domani le consultazioni primarie per la scelta del candidato del PD per la provincia di Enna in vista delle prossime elezioni regionali. Gli elettori potranno recarsi dalle 8 alle 22 presso uno dei 24 seggi allestiti in tutta la provincia e votare uno dei tre candidati che sono Giuseppe Arena, Filippo Miroddi e Sebastiano Fabio Venezia. Potranno votare tutti i cittadini italiani che risultino residenti in provincia di Enna e che abbiano compiuto la maggiore età o che la compiano entro il 31 dicembre. Per votare è sufficiente il documento di riconoscimento. Mancato pagamento del Fondo Efficientamento Servizi per l'anno 2020 e mancata costituzione delle risorse per l'anno 2021. La CISL FP diffida la Commissione Straordinaria del Comune di Barrafranca e annuncia iniziative di protesta. Già da metà marzo, spiegano il segretario generale Salvatore Parello e il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri, chiediamo un incontro urgente per chiarire cosa accadrà in merito alle retribuzioni previste per i lavoratori, ma le nostre note sono rimaste inevase. Salvatore Mingrino, dirigente del provveditorato ASPI di Enna, è stato eletto tra i nuovi componenti del direttivo dell'Associazione Regionale Economi e Provveditori Siciliani. L'assemblea dei soci si è svolta ieri presso la sala convegni dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Durante l'evento Universo Sicilia che si è svolto ieri a Palermo, la Presidente del Consiglio regionale a Sostampa Tiziana Tavella ha ricevuto il premio Donna Attiva 2022. Alla premiazione era presente anche il segretario a Sostampa Sicilia Roberto Ginex. Lo spettacolo Giù fai buoni consigli, prodotto dall'Associazione Culturale Nave Argo, andrà in scena lunedì alle ore 18 ad Aidone in piazza Papa Giovanni Paolo II. L'evento ad ingresso libero è organizzato dal Comune nell'ambito del progetto di promozione della lettura dal titolo Non solo libri. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfontimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.